ci ha raggiunto colui che quella barca che tutti hanno ammirato qua questa serata, la barca più vistosa, la barca di P1, Metamarine, Marco Pennesi. L'abbiamo sempre detto, è la tua creatura, è stata voluta da te per esprimere il meglio di quello che era il tuo modo di vivere la motonautica e poi anche la nautica da diporto. Una barca che ti ha regalato grandi soddisfazioni in questi anni, dal 2006 ricordiamo hai vinto anche dei titoli importanti, titoli mondiali che contano veramente tanto. Poi sei andato a correre anche in America, dove abbiamo vissuto una bellissima esperienza, c'erano le immagini che giravano questa sera e la gente le guardava estasiati da quello che avete dimostrato che si poteva fare con una barca di questo tipo. Ecco, questa è un'imbarcazione che in America ha dato la paga, se vogliamo dire, un po' a tutti, perché li hai lasciati dietro tutti in quel mare mosso, e questo per noi è stata una grande soddisfazione, quel tricolore volava sulle onde. E questa è la motonautica, questi sono i personaggi, Marco Pennesi. È la barca che in pochi anni ha dato più spettacolo di tutte le barche mondiali. A differenza degli americani, noi siamo avventurieri, ci piace il mare mosso, usciamo in mare mosso e ci alleniamo in mare mosso, cosa che loro non fanno e non faranno mai. La ricordano in tutti i paesi che abbiamo partecipato a mondiali. Io vorrei ringraziare Maurizio, perché oggi forse che è uno dei più importanti della motonautica, è una persona che dà tantissimo, che ci spende tantissimo, è responsabile da Tommy Racing Team. Lo ringrazio, lo voglio ringraziare perché è una persona... Riportando l'entusiasmo in un ambiente che un po' si era un po' scollato. Ecco, qua ci sono tanti volti, ne abbiamo visti tanti, amici tuoi, amici, concorrenti, avversari, perché poi in acqua siete avversari, ma poi siete tutti amici, tanti volti noti della motonautica. E forse è quello che ci crede ancora in questo sport, più di tutti quanti. Più di tutti quelli che l'hanno quasi creata. Mi sta ridando la forza, a me e al mio team, di rientrare nella P1 e riportare in gara questo mostro sacro che ho alle spalle. Qui grazie Maurizio. Forse in futuro, se si riprende la motonautica, se si riprende il mercato, perché è molto importante anche il mercato mondiale per gli imprenditori, se questo va in porto, tutto quanto andrà bene, ritorneremo sicuramente in America e riporteremo il nostro prodotto lì, a farlo conoscere in America, che comunque l'America l'anno scorso, con l'esperienza che abbiamo fatto, con i soldi che abbiamo speso, comunque ci ha portato lavoro e noi stiamo lavorando, stiamo importando materiale in America. Grazie ancora, grazie Marco. Grazie a voi. No, perché la gente sta lì. Allora, io ho letto di una rivista scientifica. Ma che c'entra? Dice che durante la cremazione soltanto i corpi degli uomini a volte possono scoppiare, penso. Le donne no? No. E com'è? Perché c'hanno il taglietto come i castagni, devo sapere. Ho letto su Focus, Smettila. Io mi diretto, mi piace ampliare le mie conoscenze scientifiche. Addirittura diceva che se uno ha gli occhi azzurri, nella testa all'acqua, pensa. Tu di che colore hai gli occhi? Marroni. Che vuol dire? Sto soddisfazione. Ma che soddisfazione? Allora. E ci ha raggiunto in questo momento una vecchia conoscenza per tutti quelli che amavano il P1 e che speriamo lo possano amare di nuovo. Giuseppe Schiano, una colonna storica, ciao, per la nautica da diporto. Ciao Giuseppe, ciao, non potevi mancare una serata come questa. Alle nostre spalle c'è una di quelle barche che a te piace incontrare sui campi. Le nostre barche. Vabbè, siamo qua ad onorare il carissimo amico Schepici, che ha fatto comunque questo bellissimo evento qui al Time City. Sono serate che poi abbiamo visto tanta gente, servono anche per queste imbarcazioni che sono qua, fanno capire che molti che non le conoscono si avvicinano poi. Si avvicinano perché comunque è uno sport importante, bello, che avvicina tanto pubblico, e questo dobbiamo comunque trasmettere ai nostri spettatori, ai nostri amici, che la motonautica è tanta passione e piacere comunque di stare assieme. Noi siamo qui proprio per il piacere di rincontrarci. E voi siete qua anche perché siete quelli che permettono poi di portare queste imbarcazioni, che sono bellissime anche quando sono a terra, a dare spettacolo in acqua, perché in acqua poi danno uno spettacolo che, rispetto a vederle sul carrello, per voi soffrite a vederle lì su un carrello. A me viene i brividi, la pelle d'oca solo a vederle, no? È difficile da spiegare, molto difficile, bisogna vederle, cercare di capirle e appassionarsi pian piano col tempo. Almeno ho visto Alfredo Amato, Marco Pennesi, tutti i nomi che tu hai incontrato spesso nelle competizioni. Ci siamo visti a quella, diciamo, a Terracina per l'incontro, per parlare anche un po' del nostro campionato futuro. Ci sono delle belle novità. Allora noi le novità sappiamo che sta bollendo qualcosa in pentola, dovrebbe ripartire il campionato di piano, l'abbiamo già detto a Terracina, c'era Chiulli, c'era la Presidenta dell'Unione Internazionale Motonautica, ci ha detto ancora non si può ufficializzare, però siamo sulla buona strada, si dovrebbe arrivare in fondo, no? Sì, credo di sì, sono già arrivate comunque delle comunicazioni, sono ufficiose, non ufficiali, noi siamo pronti, veramente siamo pronti, io ho i brividi perché voglio salire in barca e non rimanere la barca in hangar
nei capannoni e non correre. Su Non Solo Mare abbiamo visto girare uno slogan con un motore, con dei Verado Mercury, che diceva: è iniziata la corsa dei gali, se non vuoi arrivare al secondo metti un Verado. Schiano, Mercury. Sempre Mercury, sempre Mercury, sempre. Ciao Giuseppe. Siamo neri nel sangue. Non si può cambiare. Neri nel sangue, sempre. Ciao. Grazie, ciao Giuseppe. Ciao. Andreucci Stefano. Pregato della Brusco e mia figlia è riuscita a portare il motoscafo a 130 km orari che stiamo facendo il palo al giro, ti faccio scoccare tutti il palo, ecco lì, grazie. Ecco, tanti volti maschili, tanti campioni abbiamo visto sfilare in questa serata, ma ce n'era una in particolare, una donna, una ragazza giovanissima, Giuliana Giardina, che noi conosciamo molto bene perché, oltre che averti conosciuta in gara con papà, ti abbiamo anche conosciuta come grande marinaio, grande comandante, perché spesso ti abbiamo visto comandare il gommone per andare poi a fare quel famoso Palermo-Londra, che è stata un'avventura bellissima, diversa da quella che poi provi quando sali su queste imbarcazioni. Quando vedi queste barche chiaramente esce invece quell'adrenalina. Io ho iniziato a seguire mio padre all'età di 14 anni. Dal viso non si direbbe che sei cattiva, che metti giù le manette, invece hai detto che vai. È un modo per esprimere me stessa, anche quello, per buttare giù, esce l'adrenalina, esce passione, esce il mio carattere, il mio essere, la mia forza e la mia resistenza, anche perché comunque stare su quelle bar, su quelle imbarcazioni, sostenere una gara, sostenere anche gli eventuali dolori, farsi male, comunque diciamo... può pesare, può avere comunque un suo costo, però la passione, come dico sempre, supera tutto. Io penso che chi sta ascoltando non ci crede, perché sentirti come parli veramente come un pilota della motonautica che ha vissuto tante gare, hai quella voglia di confrontarti e soprattutto hai fatto anche queste 3.000 miglia per raggiungere Londra con un gommone, navigando, lo ricordiamo, 21 giorni quasi consecutivi, tolto qualche giorno che c'era brutto tempo e non si poteva navigare. Non è credibile che una ragazza così giovane, così bella, così carina e anche fragile, perché non sembri una che fisicamente affronta la tempesta, e invece eccola qua, Giuliana. L'affronto col mio interiore, ecco, il corpo non mi accompagna. Diciamo, ma... perché siamo veramente colpiti da questo. Grazie, questo lo devo soprattutto comunque anche a mio padre, lui mi ha inserita in questo mondo, mi ha istruita, mi ha seguita in qualsiasi cosa, mi ha corretta, mi ha sgridata laddove c'era da sgridarmi e dire non fare così, segui il mio consiglio, anche perché lui è un grandissimo pilota, un grandissimo uomo, un grandissimo marinaio, quindi ho soltanto da imparare da lui. Soprattutto è un grande uomo di mare, perché ricordiamo, il mare poi comanda, lui lo sa, l'ha imparato sulla sua pelle, sa che il mare non lo può sfidare neanche Mimmo Giardina. No, quello, bisogna stare attenti, bisogna stare prudenti a mare, lui lo dice sempre, ecco la prima regola per Mimmo Giardina. Noi pensiamo che sia una grande scuola al mare, perché se, ecco, questi sono i risultati, Giuliana è qua, è la testimone, è la testimonianza vivente di quello che insegna poi il mare, e ovviamente chi il mare un po' lo conosce e trasferisce, ricordando che le regole vanno rispettate, il mare va rispettato, e questo serve anche nella vita. Esattamente, come dico, come ho già detto precedentemente, tutto ciò che io ho imparato tramite mio padre, comunque applicandolo al mare, poi sono riuscita a applicarlo nella vita di tutti i giorni, e mi ha insegnato tanto e soprattutto mi ha formata come persona, e questo... Noi ti facciamo tanti, tanti complimenti come sempre, sei bellissima e ti rivogliamo col casco. Anch'io, spero di tornare presto. Ciao Giuliana. Ciao. Secondo me è comunque un'impresa, anche perché veniamo comunque... È una barca che ha vinto tutto, ha vinto anche il mondiale del 2004. A Napoli non esiste ancora un marina, si continua. Prima Mediterraneo e poi l'Oceano Atlantico con...